in questo teatro qualcuno già ha avuto modo di sentire queste stesse parole, ma le ripetiamo per chi è la prima volta che viene appunto al nostro teatro San Lorenzo. È un teatro che è stato recentemente ristrutturato e inaugurato venerdì scorso grazie ai fondi del piano di sviluppo rurale, con una progettazione congiunta tra il Comune del Friuli e l'Università Romana del Dipartimento di Architettura. Questa sera è la prima volta che lo proviamo per un'esibizione canora, quindi avremo modo anche di apprezzare l'acustica e capire se questa progettazione, insomma, anche da questo punto di vista ha funzionato. Io, oltre ad augurare a tutti voi una buona serata, vi dico che con chi vorrà vi aspettiamo domani alla Rocca alle ore 18 per la presentazione del libro Storie, Donne di Confine e Notte di Patrizia Patrizi e di Rita Puglini del Corriere dell'Umbria. Buona serata a tutti, passo la parola al presidente dell'associazione Coro Polifonico Canto Libero, che doveva esibirsi qua a Friuli, ci aveva dato già disponibilità per il periodo natalizio, poi purtroppo il teatro non era ancora pronto, avevamo, diciamo, altre difficoltà, ma loro sono stati così gentili da mantenere, diciamo, la parola che avevano dato all'amministrazione di tornare poi appena la sala sarebbe stata aperta. E ringraziamo quindi l'associazione, se gradirete alla fine trovate sulla sinistra una modalità per poter fare la donazione all'associazione, naturalmente se lo ritenete opportuno, e sarà il concerto del nostro intervento. Buonasera a tutti. Grazie naturalmente di essere qui presenti, anche numerosi, insomma, vedo, quindi a questo si fa molto piacere. Allora, mi chiamo Claudio, sono il presidente dell'associazione Coro Polifonico Canto Libero. Siamo ubicati alla Verona come comune degli iscritti, insomma. E, allora, il nostro, diciamo, è un'associazione, siamo costituiti come associazione nel 2005, ma il coro in realtà è nato già dal 2004 dalle ceneri, purtroppo, di un tentativo di coro polifonico nato in chiesa, quindi poi dopo, insomma, da lì, diciamo, siamo costituiti prima come coro, poi nel 2005, come ho appena detto, come associazione. Siamo un'organizzazione di volontariato, naturalmente. Diciamo, siamo appunto siamo iscritti anche come associazione, appunto, all'allora registro unico, ma adesso c'è tutto, anzi il registro regionale adesso diventerà tutto registro unico nazionale, quindi siamo comunque questa, appunto, la nostra identità, e questa è un'organizzazione di volontariato. In più siamo iscritti anche all'ARCUM, che è l'associazione dei cori regionali dell'Umbria, e in conseguenza affiliati alla Feniana. Naturalmente noi, non, come ho detto, non cantiamo in chiesa perché non abbiamo una chiesa dove cantare, diciamo. Dico questo, insomma, perché non è nostra cosa, insomma, fare le messe del solato, però facciamo tante altre attività, come appunto le rassegne, principalmente le rassegne. Abbiamo fatto già diverse rassegne, Spoleto, Perugia, l'ultima per esempio ad Assisi, proprio il 17 di giugno. Naturalmente, come ha detto l'assessore, che io naturalmente ringrazio per averci poi dato anche questa possibilità, in un primo momento dovevamo venire a dicembre, però il Covid, principalmente è stato il problema il Covid, era ripartire, quindi ci siamo un po' fermato, e come ho detto, non parte da Verona, come ho detto prima, appunto, facciamo delle rassegne ad Verona, infatti facciamo la nostra rassegna, diciamo, il nostro evento più importante, che appunto si fa nella settimana avanti a Natale, e dove ospitiamo vari cuori, insomma, anche dell'Umbria, ma in questo periodo anche fuori, insomma, anche Marche, Lazio, Toscana.
E più come associazione, come coristi, come parte di coristi, non tutti, purtroppo, questo dispiace perché vorrei che lo facessero tutti, partecipiamo anche a delle opere che vengono fatte al Teatro Mancinelli insieme ad un'altra associazione, collaboriamo infatti dal 2008 con l'associazione Spazio Musica di Genova, che viene ad Orvieto da molti anni prima, da prima del 2000, dove preparano i cantanti lirici per iniziare, diciamo, il mestiere di cantante nelle opere, insomma, in quest'arte, diciamo. E quindi niente, noi insomma partecipiamo, infatti vi invito anche, se potete, quest'anno al 26, 27, 28 agosto, appunto al Teatro Mancinelli, dove appunto c'è in scena la Bohème. Niente, io mi fermo qui e vi auguro un buon ascolto e adesso raggiungo i miei coristi, naturalmente gli altri coristi. Buona serata. Oh,
nostri amici, delle nostre famiglie. Noi che per passione cantiamo insieme, portiamo il nostro messaggio ricco di tante sfumature ed emozioni, gioia, speranza, fiducia, ma al contempo e immancabilmente tristezza, paura, nostalgia. Per questo vi proporremo un insieme di brani, tutti collegati a quel filo che percorre le nostre vite, le intreccia, le avvicina, le fa conoscere, le rallegra e le fa essere, quando cantiamo insieme, un unico più forte, un coro. Abbiamo presentato Bella Ciao, è da sempre uno dei canti popolari più famosi, anche fuori dall'Italia. Nonostante la sua fama, l'origine è ancora incerta. Alcuni storici della canzone italiana hanno identificato nel testo e nella musica influenze dei canti di lavoro delle mondine, altri ancora la fanno risalire al 500 francese. Le parole evocano la libertà, la lotta contro le dittature e l'opposizione agli estremismi, e per questa ragione è considerata la canzone simbolo della resistenza italiana. Certo è che i valori universali di libertà cui il testo si riferisce le hanno permesso di diffondersi a livello mondiale come brano tra i più conosciuti, tradotti, cantati. Il prossimo brano è stato scritto nel 1964, ma è una canzone senza tempo. Come lo stesso De André dichiarava, è una denuncia contro le atrocità della guerra. L'ispirazione per questo brano fu lo zio del cantautore, sopravvissuto del campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. La ballata ripercorre la storia di un soldato qualunque, in una guerra qualunque, e vuole riportare la guerra alla sua componente umana. Soldato contro soldato, e uomo contro uomo, raccontando la fine di una persona sotto l'arma di un nemico, persona anche lui. Ecco a voi La guerra di Piero. Thank you.
Shalom. Il termine in ebraico significa pace, completezza, prosperità, ciao, arrivederci, ma anche star bene. E le parole del testo augurano e diffondono pace e il desiderio di una ritrovata serenità interiore che accomuni tutti gli uomini. Di seguito la vivacità di Chanté Alleluia, brano gioioso e divertente che unisce due semplici frasi in lingua francese con la parola Alleluia, ottenendo un risultato dalla melodia contagiosa e creando un'offerta deliziosa. Dalle riflessioni in musica sulla guerra e sulla pace seguiamo il filo del ricordo di Irlene Renz Turner, esperta e direttrice di cori in vari stati americani, un Kyrie in onore delle vittime dell'11 settembre. Aleluya, 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 ale
realtà sono purtroppo per voi riarrangiati da me, perché comunque in realtà avrebbero un accompagnamento pianistico che in questo momento non ce l'abbiamo, quindi ho sistemato tutti i brani in modo tale che potessero essere eseguiti anche in questa modalità. Comportamenti in qualche modo dimenticati e volati nel vento
potrebbero tornare senza alcun preavviso. Mutevolezza del sentimento amoroso, ma anche consapevolezza della sua presenza. Proseguiremo poi con un classico del maestro Battiato, Voglio vederti danzare, brano del 1982. Il testo richiama suggestioni orientali ed esotiche, dove emerge l'immagine della donna amata che si muove danzando, come facendo un viaggio intorno al mondo. La contrapposizione tra musiche occidentali e orientali accentua la sensazione che questa danza circolare, che sembra far girare la stanza attorno, è anche una danza attorno al mondo. Un mondo dove, nonostante le differenze culturali e sociali, si ritrova comune alla natura istintiva dell'uomo il fascino esercitato dai ritmi musicali e dal movimento.
perché noi comunque abbiamo anche questi scambi con altri poli e comunque abbiamo anche amicizia con altre realtà. E questo ce l'ha voluto proprio donare, perché comunque spesso e volentieri ci scambiamo anche dei brani. E ha lui stesso scritto l'introduzione proprio del Claudio, sapendo che io sono una flautista. Thank you.
musica italiana d'autore e incontrando sempre nuove emozioni, ecco a voi Piazza Grande, brano del 1972, canzone simbolo della prolifica carriera di Lucio Dalla. Una ballata sulla ricerca dell'amore, ispirata da Piazza Cavour a Bologna. L'atmosfera nostalgica e il linguaggio semplice ci permettono di camminare accanto a questo artista bohemienne, girovago in cerca d'amore, non solo da ricevere, ma anche da donare. Ancora in seguito vi regaleremo l'energia, il ritmo e la spensieratezza di Sono Bugiarda, successo di Caterina Caselli del 1967, cover di I Am Madonna. Thank you.
congediamo da voi con due brani particolarmente importanti e da noi cari. A gente Alleluia, noto come aria sulla quarta corda di Bach, e familiare al pubblico perché da sempre colonna sonora di Quark. Abbiamo eseguito questo brano lo scorso 19 giugno nella Basilica Superiore Papale di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'evento sulle vie di Francesco, e il proporlo ci emoziona molto. Infine vi saluteremo con Aggiungi un posto a tavola, tratto dall'omonima commedia di Galilei Giovannini Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Un invito, un inno alla fratellanza, a quei gesti semplici e quotidiani che fanno bene agli altri e a noi stessi. Le emozioni raggiungono l'apice, è un bene che comprende amore, amicizia, comprensione, aiuto, umanità, quel filo di stati d'animo che nel nostro piccolo cerchiamo di diffondere e realizzare. Grazie a tutti per l'ascolto.
Veloce.